Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Qual è la differenza tra un buon centrocampista e un ottimo grande centrocampista? Difficile dire le differenze, perché alle volte si parla di tecnica fondamentale, alle volte si parla di grinta fondamentale, alle volte si parla di motivazione fondamentale, alle volte si parla di gol più che fondamentale. E allora stasera parliamo un attimo di questo Manuel Locatelli, trattativa estenuante quest'estate durata 3 mesi, dove credo, perché lo sta dimostrando, che la Juventus abbia veramente fatto un affare, non solo nel modo di comprarlo, ma ha individuato veramente un giocatore che potrà fare la differenza negli anni. Giovanissimo, deve crescere ancora, sicuramente, ma ha le stimmate per poter arrivare veramente, veramente lontano e poter diventare uno dei centrocampisti top europei per me. Perché vi dico questo? Non vi dico mica questo perché mi sono innamorato di Locatelli, no, ancora no perlomeno, ma se va avanti così mi potrei innamorare. Ma non è quello il punto. Il punto è che Locatelli è il classico centrocampista come piace a me. Perché mi piacevano i centrocampisti come Pirlo, come Vidal, come Pogba? Perché mi piacciono questi centrocampisti? Perché sono giocatori che sanno coprire il centrocampo in un modo splendido, ma sanno fare gol e hanno doti di inserimento come pochi giocatori al mondo hanno. Sono giocatori che fanno la differenza. Perché io ero innamorato di Sami Khedira? Spiace ovviamente che sia andato via per problemi fisici, era a fine carriera, ma l'intelligenza tattica e tecnica di Sami Khedira, io nel mondo non ne ho mica visti tanti di giocatori così, eh? Non ne ho visti tanti. Giocatore che mentre gli altri facevano 4 passi, lui ne faceva 2, ma era un giocatore che c'era in tutte le zone del campo, non mancava mai, perché era un uomo talmente intelligente che sapeva far correre le gambe al posto del pallone. Si dice così. Ma lui non era capace. Lui faceva correre il pallone e molto meno le gambe. E aveva doti di inserimento in zona gol come pochi centrocampisti ho visto. Questi sono i centrocampisti veri. Questi sono i centrocampisti che fanno la differenza. Questi sono i centrocampisti che piacciono a me. Sono quel tipo di giocatori che quando prendono il pallone sanno sempre cosa fare nel modo migliore, ma si sanno inserire in zona gol e possono diventare letali. Lo ha dimostrato Manuel Locatelli nel derby. Attenzione, non voglio sopravvalutare Locatelli, perché a oggi ci sono dei centrocampisti che sono ancora molto più forti di Locatelli, ma secondo me arriverà. Arriverà perché è un bravo ragazzo, arriverà perché ha la testa sulle spalle e arriverà perché sa giocare a calcio. Sa capire i momenti delle partite come vuole Allegri. Ecco perché Allegri non lo toglierà più dal campo a meno che per turnover, per una squalifica, oppure per un infortunio che speriamo mai.
altrimenti Locatelli da questo centrocampo non uscirà più. Ora cosa deve fare la Juventus? Deve innalzarlo questo giocatore. Deve farlo arrivare dove secondo me lui ha le possibilità per poter arrivare. Benissimo. Dici, Demon, e secondo te come si può fare? Io credo si possa fare soltanto in un modo. Devi liberarti del centrocampo che hai e gli devi mettere vicino due centrocampisti top. Semplice, no? Non è difficile. Ma senza soldi, senza soldi. Ma anche quando abbiamo comprato Locatelli non avevamo i soldi. E continuiamo a non averli. La Juventus deve mettere vicino a Locatelli due giocatori che sappiano gestire il pallone, che siano forti tecnicamente e che siano intelligenti tatticamente. Demon, facci un nome. De Bruyne. Un giocatore che io partirei domattina con il zatterone per andarlo a prendere. Così, vieni De Bruyne, vieni caro, vieni alla Juve. La Juventus deve prendere due centrocampisti così. Se noi prendiamo due centrocampisti così, al prossimo mercato, giovani, 24-25 anni, noi abbiamo a posto il centrocampo per almeno 7-8 anni senza problemi. E potremmo ritrovarci con Locatelli ad avere uno dei centrocampi più forti d'Europa, sicuramente, per poter dare l'assalto alla agognata CL o Champions League, o come sono amante io di chiamarla, la Coppa dei Campioni. Quello che mi chiedo è se noi siamo in grado, con Allegri sulla panchina, di fare partite come quelle con il Chelsea, che non sono altamente spettacolari, assolutamente no, ma sono pratiche e portano risultati. Se noi avessimo un centrocampo forte già quest'anno, potremmo po forse fare qualche volo pindarico. Forse. Ora io non voglio mettere Locatelli su un piedistallo e dire se non c'è lui questa squadra non può andare avanti. No, non lo faccio. Non lo faccio perché non credo che sia giusto, non lo faccio per non dar troppa responsabilità a Manuel e non lo faccio anche e soprattutto perché credo che in questo momento Locatelli sia un ottimo centrocampista, ma non è un top ancora. Per diventare un top mondiale gli ci vogliono 2 anni, ma quando un giocatore passa dal Sassuolo alla Juventus e si impone nella Juventus a furia di prestazioni buone e gol, come diceva una volta un personaggio famoso, il dado è tratto. Caro Locatelli, sei alla Juventus. Diventare da Juve spetta soltanto a te. Perché come dico a tutti i giovani da sempre, arrivare alla Juventus bastano tante prestazioni buone, non è mica difficilissimo. Il difficile è restarci alla Juventus. Perché quando tu collezioni tante partite cattive, quando arrivi tutti ti elogiano. Ma quando sei lì, tutti ti criticano ed è molto facile smarrire la strada e far fatica a rientrare. È molto facile. Ma questo ragazzo ha, secondo me, le caratteristiche veramente per intraprendere una strada che oserei dire quasi in discesa. Te, ciao, guarda cosa ti dico. Quasi in discesa. E allora forza Locatelli, perché questo centrocampo ha bisogno di te, ha bisogno
di un metronomo, ha bisogno di un uomo d'ordine, ha bisogno di un centrocampista che sappia coordinare i compagni di squadra, ha bisogno di un motivatore, ma soprattutto questo centrocampo ha bisogno di una cosa che non ha. Ha bisogno di un leader. Confido in te.